La conoscete? No, la stiamo aspettando tutti. Perché io non lo guardo, amici. Io guardo Amici di Giuseppe, quindi per quello. Che Amici di Giuseppe? Chi sono? I falegnami, tutti i falegnami che sono te. No, che dicevamo? Dicevamo qualcosa basta, di... Basta questa televisione, basta, no, televisione, no, pubblicità, basta. Guardate, basta. Io in questo momento farei un grande applauso all'ambulanza. Alla Protezione Civile, facciamo un applauso a tutte le persone che stanno lavorando. Che stanno lavorando in questo momento di divertimento. Siamo tantissimi, un applauso, grazie. Di più, facciamolo grazie. Più grande, un applauso più grande. Vivi, ambulanza, Protezione Civile, grazie, Croce Rossa. Anche perché... Noi abbiamo scoperto una cosa meravigliosa, la stiamo dicendo un po' da un po' di tempo, che stavolta vogliamo questo momento per farvi una cosa un po' astratto, adesso arriva il momento clou, però vogliamo dire questa cosa. Voi sapete che noi siamo l'unico paese al mondo, adesso mi attacco un po' a quello che stavo dicendo dell'ambulanza, l'unico paese al mondo a non avere il numero unico per le emergenze? Sapevate questa cosa? Non la sapeva nessuno, vero? Cioè, immaginate che è obbligatorio avere un solo numero per le emergenze, perché uno sta in emergenza e in teoria dovrebbe chiamare un solo numero. In America esiste, c'è il 911. Il 911 famoso americano, no? Quello che ha registrato le telefonate dell'11 settembre, oppure la registrazione della telefonata del dottore che chiama disperato perché sta morendo Michael Jackson. Perché loro addirittura registrano le telefonate, loro hanno un solo numero d'emergenza, il 911, e registrano. Lì si sente la telefonata di un medico che chiama altri medici per dire Michael Jackson sta morendo, e si sentono ambulanze, sirene e i brividi vengono. Pensa che succede qua in Italia, tu immagini? Pronto, sta male Gigi D'Alessio, si attacca al cazzo, si attacca. E dice ma guarda che sta male, perché quando sente canzoni sue come sto io? Basta! Ma mandate l'ambulanza! Viene a piedi Gigi D'Alessio se vuole venire, va bene? Basta! Voi immaginate che noi abbiamo 112 i carabinieri. Elenco, 113 la polizia, 114 l'emergenza infanzia, 115 i vigili del fuoco, 116 l'emergenza stradale, 117 la guardia di finanza, 118 l'emergenza sanitaria, 119 la TIM. Per ricaricare il telefono. Pensa è che paese che siamo noi, La team, È un numero di emergenza. È un numero di emergenza perché se muori almeno entra la barra, poi chiamava, oh, una piaga, ancora sono morto, sono in emergenza. Ti rendi conto che oggi un bambino, veramente, una cosa seria, un bambino che viene malmenato dovrebbe chiamare il 114, però si può sbagliare, perché un bambino conosce tutto. È certo, il terzo è al culo, si può sbagliare, no. Immagino questo chiama, pronto? Nonna mi ha menato, che posso fare? Tesorino, guarda, hai sbagliato il numeretto, non siamo noi, non possiamo fare niente. Ma nonna tutti i giorni mi mena però a me, Io mi dispiace, tesoro, dovevi chiamare un altro numeretto, l'altro numero dovevi fare. Allora, nonna mi mena tutti i giorni, io adesso ho chiamato a voi e poi fare qualcosa, va bene? Mi dispiace, non possiamo fare niente, hai sbagliato. Ma perché, che numero ho fatto? Hai fatto il 115, l'emergenza incendi. Emergenza incendi? Sì. Vabbè, brucia la vecchia, te richiamo, grazie. Sei tu che devi andare incontro a loro, capito? No, non è vero, perché in Italia esiste tutelare i bambini il telefono azzurro, non prendiamo. È vero, esiste il telefono azzurro che sono 10 numeri. Sì. Che sto ragazzino oltre a prese il botte pure il numero sono ricordato, mica facile. Ma va bene, perché tanto il numero lo ricordo, vai forza. Poi io dico una cosa, no? Uno schiaffo non ha mai fatto male a nessuno, no. Quindi io ho un mio amico, ogni tanto qualche schiaffo ragazzino, però per paura del telefono azzurro, gli ha fatto la reazione e chiamata. Infame, vedi? Però è che cioè, non è che te fai fregare, quindi immagina questo ragazzino chiama e dice pronto, mi hanno menato! Papà, muovi l'altra, prepara, dai! A spione, così te impari. Non si perché va. Oggi un bambino dovrebbe rubare un telefono, nascondersi in casa, ricordarsi il numero, non farsi accorgere e chiamare il call center. Ciao, hai chiamato il telefono azzurro. Hai preso un pizzone, digita 1. No, voglio parlare con qualcuno io. Hai preso un calcio in culo, digita 2. No, voglio parlare, prego, aiutami. Hai preso un leccamuffo, digita 3. È solo leccamuffo. Hai preso una pappardella. Non manco questo. Digita 4. Vuoi parlare con l'operatrice, digita un gotto. Eh? Un gotto. E che numero è Mongo? Io mi ricordavo i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ingotto. E allora meglio è il bot. Pronto? Ma sei sicura che è azzurro sto numero? Sì. No, è rosso infocato. Infatti, io ho chiamato perché ho preso il botte, quasi quasi però. C'è la Zaccarella, che devo fare?
giallo. Mi padre è rimasto al verde sul conto arancio. Mi madre ha mandato un bianco e mo sta incazzato nero. Si è presa con me mi sale la lilla. E ci ha fatto il culo rosso e un occhio viola. Perché ha detto che ne combiniamo di tutti i colori. Che possiamo fare?